Infatti, tutta la partita eravamo dietro di loro, cercavamo di recuperare, ma sbagliavamo tanto. Sicuramente è mancato un po' di coraggio in più. Purtroppo abbiamo iniziato a credere troppo tardi. Anche palloni recuperati, 3 minuti alla fine, potevamo andare a uno sopra, uno sotto, invece siamo andati 3 sopra e così via. Mi dispiace tantissimo perché queste occasioni siamo arrivati tanto, quanto sono dispiaciuta, non ho parole, ma per loro che era l'unica chance alla fine, perché come gruppo non so dove andranno a finire, ma in Under 17 sicuramente potevano fare o meritavano qualcosa in più su tutto quello che hanno fatto finora. Il lungo cammino sicuramente fa capire che si deve lavorare tanto, perché loro sono età che devono imparare tantissimo, devono imparare tecnica di base, devono imparare stare in gruppo, devono imparare gestire, c'è tante cose. Più si lavora meglio è. Anche questo gruppo spero che continuerà, perché non è finito tutto, perché qui ci sono un paio di elementi che si devono curare. Mi dispiace tantissimo perché passa solo una, ma mi auguro che domani almeno facciamo una partita e finiamo in bellezza con la vittoria, che è importante anche arrivare terzi alla fine. Dopo tanti anni siamo sempre in una posizione discreta. Solo una vale, purtroppo, ripeto, e le altre non hanno, vabbè, hanno un valore personale per la squadra, per morale, per futuro. So yours was a great match. Did you prepare it in this way? It was really good game because Italy made so big progress. We played them in April in the Romania for the tournament, and they made a huge work. We know team a little bit, but we expect that will be really hard game until the last minute, because we know they have a really quality and a really high level players. How does it feel to be in the final? It is really exciting. We were going step by step. We call it like something climbing in the mountains to each part. And in this moment, we are really focused game by game. And as we prepare this game, we will really focus only for today. Nothing more, nothing less. Have you ever imagined this? We hope. We really hope, because we were working really hard for it. And we hope that will be really possible. But it was really hard, and we were really happy, because we know that in this category of the age, it's really everything possible, that we really hope that we can win, and we are so happy. Thank you very much. You're welcome.